Oggi vi faccio vedere un coltello davvero molto particolare. L'azienda che produce è la Radworx americana e questo qui è il modello MRX. Questa serie qua è il reverse satinato due toni. Nella scatola troviamo foderino col coltello e garanzia a vita più un biglietto di ringraziamento per aver acquistato un prodotto della Radworx. Andiamo al coltello. La particolarità, intanto arriva con un bellissimo foderino in nylon, molto comodo, con la marchio Radworx. Il coltello è un coltello molto particolare. Apertura a pulsante, però il sistema di apertura è a catena. Abbiamo una chain drive che praticamente tira la lama e la apre. Strutturato molto bene, la manicatura è in alluminio, se ricordo bene. Lama in CPM 154 di una particolare forma e con una doppia finitura. Abbiamo poi una particolare clip incassata di loro disegno. La manicatura, come dicevo, è in alluminio e la lama è da 3,5 pollici. L'apertura, come vi dicevo poco fa, è a pulsante. Ecco qui, Radworx MRX. Coltello molto particolare, come vedete la forma è una forma tanto diciamo rimaneggiata, curva sia la parte di sotto che la parte frontale e la parte di sopra segue la lama. La manicatura ha uno svaso per l'indice, si impugna abbastanza bene, si può anche utilizzare come presa avanzata leggermente. Il coltello devo dire che è anche taglientissimo, anche la punta sola è praticamente un rasoio. Coltello molto particolare. Le caratteristiche della Radworx dicono che l'hanno testato con 400.000 aperture e il sistema, questo a catena, funziona sempre. Modello particolare per collezionisti del genere. Inoltre c'è la cosa molto bella è che sulla lama non ci sono scritte di nessun tipo. Sul fondo abbiamo due fori per un piccolo lacciolo, se lo vogliamo. La struttura è fatta molto bene. Inoltre, all'interno del manico dovrebbe esserci, infatti, e che qui non si riesce a vedere, le caratteristiche che di solito sono scritte sulla lama. In più, qui abbiamo il logo del modello che è inserito all'interno della lama, che è in questo caso sterile. L'apertura e chiusura sono molto silenziosi. La catena effettivamente fa anche un bel effetto
visivo molto particolare. Le finiture sono, devo dire, buone, molto molto buone. Lo spessore della lama sarà circa 3 mm l'apertura. Poi va stringendo e si rinforza un po' sulla punta. La grip è fatta in modo che una parte del coltello fuoriesca dalla tasca. L'acciaio utilizzato è anche un bell'acciaio CPM 154. Particolare modello, questo MRX, per collezionisti del genere o per cultori di questo tipo di aperture. Ratworks MRX.